In bocca al lupo, qua da Roma c'è da fare. Io faccio un esempio concreto, perché poi il sindaco che ascolto anch'io, ormai si è lanciato all'inizio a sinistra e ironizzavano. Mi ricordo all'inizio quando Enrico è cominciato, ma quello lì è un avvocato, ma non è uno che fa i comizi in piazza. A parte che a un sindaco io non chiedo di fare i comizi in piazza, chiedo di togliere la monnezza dalle strade e di completare le metropolitane che aspettano da anni di essere completate e di togliere le barriere architettoniche. Questo io chiedo a un sindaco. E io penso che Enrico, il giorno dopo la vittoria, perché il PD spaccia. No, è in caso. Spaccia però, spaccia senza nessuna intenzione negativa. Mi ricollego all'altra legge che hanno approvato questa settimana la Camera dei Deputati. Perché questa settimana, mentre noi combattevamo per ottenere i tamponi rapidi e gratuiti per le famiglie che hanno dei figli e non possono spendere 500 euro di tamponi per mandare il figlio a giocare a pallone o all'oratorio, mentre noi ci impegnavamo su quello, PD e 5 Stelle approvavano in commissione alla Camera e arriverà in aula una legge, Enrico, fondamentale, attesa da tutta Ostia e da tutta Italia. La possibilità, sti geni, di coltivarsi 4 piantine di cannabis in casa. E voi capite che l'economia italiana aspettava la canna domestica, quindi spaccia, io sto parlando non di canne, però spaccia sondaggi in cui c'è Gualtieri fortissimo, il PD fortissimo,